Solo 3 minuti su YouSlow Web Radio. 3 minuti sono un po' pochini. La sensazione brutta che abbiamo avuto in tantissimi colleghi con queste PEC notturne da parte di Cassa Forense e ovviamente la relativa sanzione, diciamo che in 3 minuti si esaurisce poco, ma io voglio andare avanti, voglio andare oltre anche il moto di fastidio al pensiero di dover comunque affrontare il pagamento di queste sanzioni, perché stiamo ancora uscendo dalla situazione pandemica, ancora non siamo usciti, non sappiamo che anno andremo ad affrontare, ma ho guardato avanti e invito a farlo tutti. Nel caso di specie, nel mio caso in particolare, ma non è soltanto il mio caso, ne sono certa, non si trattava di contributi non versati, ma erano sanzioni per omessa o ritardata comunicazione dei redditi professionali. Il nostro modello 5, giusto per capirci. E ho iniziato a cercare, come cerchiamo tutti, come invito a fare anche tutti gli altri colleghi. Io personalmente ho trovato questa sentenza, che è la 17.702 del 25 agosto 2020 della Corte di Cassazione, sentenza che in realtà conferma quanto già scritto nella sentenza della Corte d'Appello di Perugia, confermando il principio di inderogabilità di una norma secondaria rispetto alla fonte normativa primaria, che è appunto la legge 689 dell'81, in particolare gli articoli 13 e 14 di tale legge. La Cassa quindi non può irrogare alcuna sanzione senza farla precedere da contestazione dell'addebito, come previsto da tale legge. È anche vero che la trasformazione in persone giuridiche private, di enti gestori, di forme di obbligatorietà di previdenza e assistenza, come appunto Cassa Forense, ha fatto sì che si verificasse una sostanziale delegificazione della disciplina. E tutto questo perché? Perché si è data la priorità al famoso equilibrio di bilancio. La questione però in Cassazione, dalla sentenza appunto enunciata prima, viene risolta rigettando quanto preteso da Cassa. Ora, potrà servire? Può essere una delle pronunce che potrà servire? Non lo so. Io mi auguro di essere stata utile in questi 3 minuti. Solo 3 minuti su YouSlow Web Radio.